Sono Giovanna Zerbo, rappresento l'associazione Gardening in Collina che organizza questo evento e sono molto contenta di essere qua, di potervi proporre questo appuntamento che nella filosofia dell'associazione vuole costituire un momento di approfondimento e conoscenza della lavanda. È una pianta, la lavanda, che corrisponde alla tradizione classica dei giardini, sia antichi che presenti, ecco, una presenza costante. Però oggi avremo modo di conoscerla declinata in altre varietà inusitate e rare, e soprattutto sarà un momento per capire, approfondire come poterla usare nei nostri giardini. Quindi è un appuntamento non solo teorico ma pratico, che deve essere un utile strumento per chi ama il giardino e vuole avere nuovi spunti e nuove idee da realizzare nella propria area verde. E dicevo, quindi la lavanda, che è una cosa classica, vedrete che una pianta molto classica, fa parte appunto dell'immaginario classico del giardino, vedrete invece come si possa declinare in varie tipologie e utilizzi. A parlarvi di questa bella pianta sarà la giornalista Mariangela Molinari, che scrive per alcune delle più importanti testate dedicate al verde a livello nazionale, ha iniziato da subito dopo la laurea in lingue a occuparsi di alimentazione e ambiente e sostenibilità, e ultimamente, appunto a seguito degli studi e della laurea in agraria, si occupa anche di piante e giardini. Su appunto sono molti articoli a tema di parchi, giardini italiani e non solo italiani. Ha scritto ultimamente I trucchi del birraio per terra di mezzo e anche il libro Olio di palma, la verità sull'ingrediente che ha invaso le nostre tavole, che è un appuntamento che poi verrà sviluppato, questo tema del libro sull'olio di palma, in un secondo appuntamento sempre oggi, e quindi vi invito nel caso a seguirlo alle 18. L'altra presenza molto importante che contribuirà a dare questa panoramica sulla lavanda è Marco Gramaglia, è un vivaista che è alla quarta generazione di vivaisti, è specializzato essenzialmente in piante aromatiche, in peperoncini, in piante molto particolari della tradizione antica, ecco, che va a recuperare anche antiche varietà disperse o dimenticate. Il suo vivaio si trova a Collegno, in provincia di Torino, e presenterà proprio lui, parlerà quindi dal punto di vista pratico e del vivaista della lavanda, quindi saprà lui indicarci alcune varietà nane, piccole, anche di varie sfumature e colori. E quindi lascio adesso la parola alla professoressa Mariangela Molinari, alla dottoressa Mariangela Molinari al vivaista Marco Gramaglia. Grazie. Grazie, grazie mille Giovanna. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui a parlare di lavande con voi. Infatti sono stata molto contenta quando Giovanna mi ha proposto questo tema, perché la lavanda è uno dei miei fiori preferiti. E prima di passare la parola a Marco, al quale potremo chiedere tutto quello che desideriamo sapere su questa pianta, volevo farvi una piccola premessa un po' a carattere sentimentale, diciamo, perché in fondo le piante sono anche questo, sono emozione, sono sentimento, sono bellezza che ci emoziona. E la lavanda mi è molto cara per una ragione, perché mi è capitato con la lavanda quello che a volte ci capita con gli animali domestici, cioè avere l'impressione di essere stata scelta io da lei e non avere scelto io lei per il mio giardino. Tant'è vero che negli anni ho subito dalla lavanda una sorta di stalking, anche se molto gentile e profumato, perché me la sono sempre ritrovata ovunque, ho sempre ritrovato delle occasioni per saperne qualche cosa di più, per approfondire, anche per godere della sua bellezza. E un po' di anni fa ho avuto la fortuna di ritrovarmi tra le mani un piccolo fazzoletto di terra da trasformare in giardino. Io allora veramente non sapevo nulla di giardinaggio, proprio niente, ancora meno di adesso.
Nulla, la prima cosa che ho voluto fare era piantare lavanda. Non so neanche io perché, appunto, questo dico, sono stata scelta io da lei. Però nella mia assoluta ignoranza ho deciso di piantare la lavanda senza neanche pormi tutte le domande essenziali che ci dobbiamo porre quando scegliamo una pianta e quando vogliamo metterla a dimora, cioè è giusta questa pianta per questo terreno, per questa esposizione, per questo clima. Non mi sono posta nessuna di queste domande, semplicemente ne ho comperato subito una ventina di esemplari, così senza neanche sapere bene quale cultivare, quale tipo di lavanda fosse. Forse questa è stata l'unica cosa giusta che ho fatto, perché quando si ha a disposizione un grande spazio, meglio abbondare con la lavanda, creare delle ampie macchie o dei corridoi oppure delle bordure, perché l'effetto sicuramente è migliore. Devo dire che la lavanda ha saputo essere molto paziente con me e a guidarmi, a farmi capire che cos'è una pianta e soprattutto come bisogna prendersi cura di una pianta. E intanto le piante sono delle creature viventi, quindi bisogna, per prendersene cura nel modo adeguato, conoscerle, imparare a conoscerle, ma non solo su quanto si può apprendere su delle riviste, su dei libri, su in queste mostre, parlando con i vivaisti, ma anche facendo attenzione alla pianta, osservando, ascoltandola, e solo in questo modo ci possiamo porre delle domande per dare le cure giuste. Per esempio, quando ho comprato i miei famosi 20 vasi di lavanda, la prima cosa, le prime domande che mi sono affiorate, che mi ha posto la lavanda, sono state: a che profondità devo piantarla adesso che ho questi vasi, a quale distanza una dall'altra, eccetera. Quindi sono iniziate le domande, è iniziata l'educazione che mi ha fatto la lavanda, che è una pianta generosissima. Pensate a quante cose si possono fare con la lavanda. A parte il valore estetico in giardino, una volta che sono essiccati i fiori ce li teniamo in casa tutto l'inverno. E poi si può ricavare dalla lavanda questo olio essenziale preziosissimo che ha tantissime virtù, studi scientifici alla mano, è ottimo contro l'ansia, contro lo stress, contro il mal di testa, quindi ha un'azione calmante sul sistema nervoso, balsamico per le vie respiratorie, addirittura è antibatterico e antinfiammatorio l'olio di lavanda, e poi si può utilizzare anche in cucina, si può mettere nei dolci, nei biscotti, si possono preparare delle bevande. Poi la lavanda, adesso in questi anni si parla tanto di piante, di giardini naturali che attirino le farfalle. La lavanda è una pianta straordinaria per attirare nel giardino o anche sul balcone, sul semplice balcone, le farfalle. Le mie famose lavande in certe mattine erano talmente assediate dalle farfalle da sembrare dei cespugli fioriti di farfalle. E quindi tantissimi sono i doni che ci può dare questa pianta. E in più riassume in sé anche quello che può essere un giardino, cioè un luogo magico che ci può colpire tutti i sensi. La lavanda ci colpisce la vista con i suoi colori, ma anche l'olfatto, che nel caso della lavanda non può prescindere dal tatto, perché mentre altri fiori emanano le loro profumazioni così in modo naturale, pensiamo ai gelsomini, pensiamo ad altri fiori, nella lavanda bisogna sfregarla per sentire meglio il profumo. E poi anche il gusto, come abbiamo visto, e anche in fondo l'udito, perché è bellissimo sentire il vento, la brezza che passa attraverso le spighe di lavanda. Però torniamo al nostro tema, al tema di oggi, che abbiamo al titolo del nostro incontro, che è Una, 100 e 1000 lavande. Perché abbiamo scelto questo titolo? Rispetto ad altre specie di cui siamo abituati in genere a parlare al plurale, pensate le rose, le iris, le ortensie, almeno io fino a un po' di tempo fa ero abituata a parlare la lavanda, come se ci fosse una specie sola di lavanda, cosa che così non è, come ci spiegherà bene Marco Gramaglia, perché esistono oltre una trentina di specie, giusto, sì, di lavande, e poi più tutti gli ibridi, le cultivar, eccetera. E molte di queste erano conosciute già dall'antichità, perché la lavanda è una pianta antica ed è una pianta che ha un areale molto vasto, cioè l'areale è il luogo dove la pianta cresce spontanea, naturalmente, che va appunto in tutto il Mediterraneo, comprende tutto il Mediterraneo, l'Africa settentrionale, fino ad arrivare alla Turchia e anche l'India, in certe specie che ovviamente da noi non ci sono. Fa parte quindi da sempre della storia delle popolazioni mediterranee. Pensate che
Si dice che addirittura gli antichi egizi utilizzassero l'olio di lavanda proprio per nel loro processo di mummificazione. E poi lo utilizzavano gli arabi già nei loro giardini. Viene descritta la lavanda in una delle novelle delle Mille e Una Notte. Nel Medioevo veniva usata soprattutto nei giardini dei semplici, che erano questi giardini all'interno dei monasteri, dove venivano coltivate le piante medicinali, officinali, eccetera. E poi nel Rinascimento la pianta ha iniziato a essere utilizzata nei giardini veri e propri per delle bordure, per delle siepi. Addirittura in Inghilterra si formavano dei labirinti. Pare che la regina Elisabetta prima fosse entusiasta della lavanda. Quindi già nell'antichità però erano conosciute diverse specie, appunto. Quindi quando voi decidete di acquistare una lavanda per il vostro giardino o anche semplicemente per il vostro balcone, non pensate di acquistare la lavanda famosa, ma avete davanti a voi una scelta molto ampia, sia per quanto riguarda il colore, perché ce ne sono tantissime sfumature, gradazioni, non solo in quelle del blu, del viola, ma ce ne sono anche di bianche, di rosa, sia per quanto riguarda anche come ci spiegherà Marco, il colore del fogliame, che è molto diverso e può essere interessante, perché la lavanda ha qualcosa da dire anche in inverno, quando non ha la sua fioritura, perché si forma questo bellissimo cuscinetto compatto che comunque è lì in attesa, nella sua compattezza, di fiorire, quindi ha un suo valore ornamentale in ogni caso, e quindi in quel caso il colore è comunque importante. La grandezza, ce ne sono, come dicevamo prima, di nane, di grandi, la grandezza è molto diversa, e anche il profumo, perché il profumo della lavanda è molto diverso nelle varie specie. Ci sono alcune specie come la Stecas in cui il profumo di lavanda si avvicina a quello di rosmarino, altre come la dentata in cui invece si sente una sorta di miscela di origano e limone. Insomma, quando scegliete una lavanda ci sono tanti aspetti da prendere in considerazione che adesso ci racconterà Marco. Allora chiediamo a Marco quali sono le specie più comuni di lavanda che possiamo trovare nei vivai, quelli che ci può capitare di trovare appunto più facilmente, quali sono le loro diverse caratteristiche. Allora, il discorso è in fondo abbastanza semplice. Innanzitutto partiamo dalle specie presenti sul territorio nazionale spontanee, così iniziamo dall'inizio. In Italia esistono alcune specie, ovviamente. Innanzitutto al genere lavandula sono 32 le specie presenti, secondo la classificazione attualmente utilizzata, anche se la botanica è una scienza piuttosto dinamica, quindi c'è una variazione che non dico di giorno in giorno, ma in anno sicuramente ci sono queste variazioni. Alcune sottospecie sono attualmente considerate specie. Alcune di queste specie sono presenti sul territorio nazionale e sono principalmente la lavandula Stecas o lavanda Papillon, che è questa lavanda che negli ultimi anni ha avuto un grande successo. È presente in Sardegna, in Toscana, oramai raramente in alcune zone della Liguria. Ed è una specie soprattutto che ha delle esigenze fondamentali, nel senso che è l'unica lavandola che vive in terreni con un pH piuttosto basso. Ed è verso l'acido, diciamo. È l'acido, che è l'unica specie che può sopravvivere in un terreno acido o subacido. Tutte le altre 31 specie invece adorano un terreno più alcalino. Già questo è molto importante e soprattutto uno dei grossi errori. Le altre specie presenti nel nord Italia, che sono la lavandola angustifoglia e la lavandola latifoglia, e poi in Sicilia abbiamo, anche se oramai estremamente è rara, la lavandola comunemente chiamata lavanda d'Egitto, che è una lavanda da clima caldo, appartiene a queste specie da clima caldo che non possono vivere nel nord Italia. Queste sono le quattro specie presenti sul nostro territorio. A livello commerciale invece, oltre a queste specie più importanti, abbiamo una forma tecnicamente chiamata la lavandola intermedia, che è una forma ibrida fra lavandola angustifoglia e latifoglia. Ovviamente è un ibrido che esiste anche in natura. La lavandola angustifoglia, latifoglia, vive dal livello del mare fino a 800 metri, la lavandola
angustifoglia fra i 600 e i 1500 metri. In questi 200 metri dove queste due specie vivono naturalmente si sono formati questi ibridi naturali. Quindi la lavandola intermedia è un ibrido naturale fra angustifoglia e latifoglia. Purtroppo è comunemente identificata con un termine piuttosto ridicolo, secondo me, lavandino. Il termine lavandino, che è una traduzione del termine francese lavandin, che fa ridere. Quindi più che altro sembra sminuirla quasi come... Quindi è preferibile usare il termine strettamente tecnico che è intermedia. Tra le due. Il grosso problema delle lavandole intermedie è che sono sterili, quindi non sono riproducibili per seme e sono fra le più diffuse attualmente a livello commerciale, perché hanno ereditato da queste due specie le caratteristiche migliori. Vale a dire che cosa dà? La robustezza, indubbiamente, che è uno dei fattori principali anche dal punto di vista di impiego, dal punto di vista estetico, i colori e la fioritura. L'epoca di fioritura, dici? Non solo l'epoca, ma anche la quantità e la qualità dei fiori prodotti. Uno dei fattori che identificano le intermedie, ad esempio, è la fioritura principale più le fioriture ascellari. Quindi un grande fiore al centro e già subito due fiori laterali leggermente più piccoli, cosa che nell'angustifoglia non esiste. Posso andare a prendere due, sì, da te due? Esatto, Così le mostriamo. Dimmi cosa chiedo al tuo collaboratore che le porto. Allora, la tumbellina. Scrivimelo tu. Che è un'angustifoglia, poi non so cosa, ho fatto l'errore di non prenderla io. Sperando che nel vaso arancio, così lui lo sa. E poi dovrebbe esserci la Brialis, spero, perché in realtà l'ho caricata io, ma senza, che non mi ricordo. Quindi queste due? Dovrebbe, sì. Ok, così abbiamo dei casi pratici. Sì, poi a volte due che trova lui di uguale. Così almeno possiamo identificarle bene. Esatto, si capisce bene quali sono. Di queste specie, e poi c'è appunto l'ibrido, quali sono le caratteristiche? Come facciamo subito a riconoscerlo? Anche la spiga è diversa, ci sono dei colori diversi? Le spighe sono molto simili in realtà, ovviamente la classificazione linneana, che è il sistema di classificazione botanico attualmente utilizzato nei paesi occidentali, classifica le piante per similitudini. Quindi le piante appartenenti allo stesso genere, alla stessa famiglia, allo stesso genere, alla stessa specie, hanno delle grandi similitudini. Il fiore è l'organo principale per una classificazione botanica. Quindi a livello estetico, come primo impatto, i fiori sono ovviamente molto simili, di dimensioni diverse, secondo se sono caratteristiche specifiche, oppure di colore diverso. Nel genere lavandola il colore blu e le varie tonalità di blu, come hai già detto, è fondamentale, anche se troviamo delle variazioni e delle mutazioni in bianco e in rosa anche allo stadio naturale. Sono piuttosto rare, non sono così diffuse, ma sono presenti. Queste mutazioni non sono altro che variazioni causate dall'ambiente, quindi abbiamo una scoloritura, che questo ovviamente non è un termine tecnico, che la pianta effettua a causa di variazioni ambientali. In un luogo molto soleggiato, una pianta che per caratteristiche genetiche dovrebbe essere di un colore più intenso muta. Questa è poi la base della biodiversità, no? Sì. Meglio cambiare piuttosto che morire, certo, che è fondamentale. E quindi abbiamo questa variazione. Una cosa che va tenuta presente nel genere lavandola, sulla colorazione del fiore. La colorazione del fiore è più o meno intensa secondo l'ambiente dove io metto questa lavanda. Cioè, se io utilizzo un normale cultivar, un Icod Blue, l'Icod Blue è uno dei cultivar più conosciuti, più diffusi a livello non solo nazionale ma europeo, è più utilizzato dai paesaggisti, probabilmente perché lo ricordano di più facilmente, non è un cultivar recentissimo perché è un cultivar degli anni dell'inizio del Novecento, che è stato dei giardini di Icod, è stato dedicato appunto a questi giardini, è un blu intenso,
quando viene coltivata in quote piuttosto basse, quindi in pianura padana, tende a scolorire in celeste, però in realtà è un blu carico. Quindi anche le condizioni ambientali mi provoca una variazione di intensità di colore. Certo, perché magari in collina o addirittura in montagna è anche la variazione di temperatura tra giorno e notte che può favorire questa colorazione. Sì, sicuramente la variazione della temperatura, ma come fattore principale è invece la intensità luminosa. Del luminosa, ho capito. Questo è estremamente importante. Lo notiamo anche su altre piante, ovviamente, non solo sul genere lavandola, ma il genere lavandola è più soggetto a queste variazioni. Focalizziamoci sui due che mi dicevi anche tu prima, sono proprio quelli, i due must, le due lavande più classiche, cioè l'intermedia e l'angustifoglia. E l'angustifoglia, che sono sicuramente le più diffuse. Il modo per riconoscerle è il portamento del fiore, anche se non è solo solo questo aspetto che può identificarle. In realtà, per un'identificazione botanica corretta, dobbiamo aspettare la fioritura. Perché? Perché l'angustifoglia, ovviamente, innanzitutto cerchiamo di chiarire, come fioritura intendo il singolo fiore, non la spiga fiorale. Non tutta la spiga. Nella lavandula, che appartiene alle lamiacee, alla famiglia delle lamiacee, è formata da più fiori su una spiga. Difatti uno dei nomi comunemente anche utilizzati è un sinonimo, è lavandula spiga, anche se non è botanicamente corretto. Il singolo fiore, che è di varie dimensioni, nella lavandola angustifoglia ha due piccolissime corna e nella intermedia queste piccole corna non le ha. Bisogna osservarlo molto attentamente perché il fiore, come vi dicevo, è piuttosto piccolo. Adesso intanto vediamo. Arrivano. Qui cosa hanno. E invece dal punto di vista della spiga, della grandezza della spiga, della grandezza siamo lì. Della spiga, oh, ecco, qui si vede fatto altro. Bene. Ne ho preso un po' di più. Perfetto. Come il mio così solito. Almeno siamo, così abbiamo due diverse specie diverse. Allora, uno dei sistemi per identificare le intermedie o lavandini, vediamo se ce n'è una che si vede, questa è una lanata, la lasciamo parte, e la presenza, ecco, qui vediamo l'infiorescenza principale e i due laterali che stanno già andando a fioritura. Invece nell'angustifoglia questo non avviene, vedete che ha solo una spiga principale, poi ne partiranno altre ma in una seconda fase. Questa invece è una specie a sé che non ve ne ho accennato perché non è presente sul territorio nazionale, che è la lavandula lanata. La lavandula lanata perché? Perché ha una leggera peluria. Se poi la osservate poi da vicino la si nota molto bene, è presente nelle zone più calde ma non sulla penisola italica, questa è più presente in Spagna, nelle zone più calde. Possiamo comunque utilizzarla nei nostri giardini e nei nostri benissimo, tranquillamente, senza nessun problema, ha dei grossi vantaggi, innanzitutto perché è pelosa. Per un motivo abbastanza semplice, perché vive in luoghi molto soleggiati e questi piccoli peli servono a catturare la rugiada notturna. Quindi è una tecnica di sopravvivenza in condizioni ambientali particolarmente estreme. Questa è una tecnica che molte piante hanno utilizzato e soprattutto è estremamente efficace proprio in queste condizioni. Questa lavanda, questa specie, è stata utilizzata dall'uomo è stata incrociata con altre specie per ottenere delle nuove varietà, dei nuovi incroci, dei nuovi ibridi. Da questa è nata la Goodwings, la lavandola Gingischi, che è una lavandola, un ibrido anche in questo caso naturale, fra lanata e dentata, quindi è pelosa ma con la foglia dentellata. Quindi altre forme estetiche dal punto di vista strettamente delle foglie. Quindi se noi questa la piantiamo per esempio in pianura padana, in climi come questo, non abbiamo comunque... Non abbiamo assolutamente nessun problema, anzi il grande vantaggio che ha questa pianta, si trova in luoghi più umidi, non deve elaborare delle tecniche estremamente complesse per catturare l'acqua perché ne ha disponibili in grande quantità.
Una cosa che naturalmente noterete subito è la differenza dei capolini fiorali, cioè abbiamo delle lavandole con una grande estensione del capolino completo, della spiga fiorale, alcune piuttosto piccole. In natura, in generale, le dimensioni sono un po' come questa tombellina. Raramente troviamo delle spighe grandi. Le spighe grandi sono state ottenute attraverso un lavoro di classificazione, di scelta dall'uomo, quindi sono cultivar. Cerchiamo anche di spiegare un po' velocemente solo la differenza fra cultivar e varietà. La varietà ovviamente esistono in natura, è il termine utilizzato per l'identificazione di piante con caratteristiche ben precise. Il termine cultivar, il termine inglese cultivar, invece si vuol dire che questa varietà è stata creata dall'uomo. In realtà in italiano dovremo utilizzare il termine varietà orticola, ma varietà orticola è un termine molto lungo, preferiamo noi vivaisti, che siamo sfaticati di natura, usiamo il termine cultivar, termine inglese, perché è più corto, più facile da utilizzare. Certo. Passiamo allora alle esigenze. Allora, uno può scegliere una cultivar o una specie piuttosto che l'altra in base anche alle sue esigenze, a cosa ho anche a disposizione di terreno, di esposizione, eccetera. Sono diverse, tu ci hai già spiegato il tipo di terreno acido, subacido, alcalino. Che è importantissimo. Ecco, il terreno deve essere poi come anche, partiamo magari da lì e se ci sono delle altre differenze tra queste. Allora, cerchiamo di chiarire bene le cose. Abbiamo visto che la specie Stecas è l'unica specie che assolutamente per sopravvivere ha bisogno di un terreno acido, che una condizione fondamentale è un aspetto fisico-chimico del terreno. Le piante che vivono in queste condizioni hanno assolutamente la necessità di avere un pH basso, perché sennò avrebbero dei grossi problemi nell'assorbire gli elementi minerali. Quindi io non posso piantare una pianta che vive in terreni acidi in un terreno alcalino, perché porterò alla morte di questa pianta, questo lo sappiamo tutti. Tutte le altre specie di lavandola prediligono dal punto di vista fisico un'esposizione soleggiata, quindi partiamo dall'ambiente, ma è anche facile da capire quando noi abbiamo dei grossi dubbi nel giardino, possiamo immaginare dove la pianta vive in natura. Certo. Ovviamente questo non è un sistema che ha una valenza tecnica, scientifica, però ci può aiutare. Quindi una pianta come la lavanda, che vive in condizioni, predilige luoghi molto soleggiati, in terreni sassosi, l'andiamo a localizzare in luoghi nel giardino più esposti al sole e soprattutto ben drenati. Cosa vuol dire drenati? Vuol dire che il terreno non deve trattenere l'acqua. L'acqua deve assolutamente scolare via il più velocemente possibile. Anche qui possiamo andare a memoria, se tenete presente che ad esempio le grandi coltivazioni di lavande sono in zone dove in terreni molto sassosi e molto drenati. La Provenza, voi tutti conoscete la Provenza, sono terreni che si può coltivare la lavanda oppure fare campi da tennis. Non abbiamo tante scelte, perché sono terreni estremamente sassosi e una qualsiasi altra pianta con esigenze nutrizionali e di sostanza organica avrebbe poca vita. Quindi il luogo ideale è questo. È fondamentale che non ristagni l'acqua. Quindi come dobbiamo irrigare? Per essere anche certi di non esagerare, l'esagerare è il grosso problema. Innanzitutto non abbiamo e non possiamo dare una valutazione temporale sull'irrigazione, perché dipende dall'ambiente. Quindi la pianta va innaffiata quando ce n'è bisogno. Quindi non si può dire ogni due giorni, ogni tre giorni, ogni 25 minuti, perché è assolutamente sbagliato. Dipende dove io
pongo questa mia pianta. I sistemi, ci sono dei sistemi anche empirici che danno dei discreti risultati. L'osservazione è fondamentale, ne hai già parlato tu antecedentemente, è sicuramente uno dei migliori sistemi. C'è anche un altro sistema semplice che è il tatto. Questo vale un po' per tutte le piante. Il vecchio sistema del dito: si tocca il terreno deve essere umido ma non fradicio. La lavanda, come quasi tutte le piante a foglie grigie, resistono bene all'asciutto. Ma non è che le piante a foglie grigie resistono meglio all'asciutto, è esattamente il contrario. Nei luoghi asciutti resistono meglio le piante con le foglie grigie, perché questo grigiume, che in realtà non era presente in questo genere, è stato causato da una modifica nel tempo. La pianta grigia perde meno acqua dal tessuto, quindi può sopravvivere meglio in condizioni estreme. Ecco, quindi il problema viene sempre, sì. completamente rivoltato. Bagnare quando? Bagnare quando è necessario, quindi osservando e toccando. Soprattutto bagnare questa tipologia di piante, se è possibile, la sera. Perché? Perché se io innaffio al mattino è molto probabile che una grande percentuale di acqua evapori durante il giorno, durante l'insolazione, e non sia disponibile per la pianta. Se il terreno è già sassoso e trattiene poco l'acqua, se io innaffio al mattino è molto probabile che il 50%, forse anche di più, di questa acqua evapori, appunto perché non ho sostanza organica che trattiene l'acqua. Se io invece la innaffio alla sera, ho le temperature più basse, l'evaporazione è minore, quindi la pianta ha più tempo per assorbire. Certo. Questa è anche una tecnica che vale per le altre piante, specialmente in estate. Quindi in estate è preferibile innaffiare la sera e in inverno al mattino. Perché? Perché per questo motivo. In inverno, se io innaffio al mattino, ho tempo di far asciugare il tessuto vegetale, la parte aerea della pianta, e quindi arriverò alla sera con l'abbassamento delle temperature, con minore acqua presente nei tessuti. In estate è esattamente il contrario. Questo è fondamentale. Ovviamente quando ho un'innaffiatura piuttosto ridotta o in quantità e in qualità, devo anche tenere presente che ci sono meno sali minerali presenti nella soluzione circolante. Quindi poi un aspetto poi da tenere presente, che magari lo affronteremo dopo, e le condizioni di che cosa dare da mangiare. Ecco, alla lavanda. Che cosa diciamo? No, un'ultima cosa volevo chiedere per la irrigazione. In inverno, se ce l'abbiamo in giardino, la dimentichiamo. No, ovviamente a bassa temperatura non abbiamo nessuna necessità. Cominciamo a innaffiare alla ripresa vegetativa, sempre con questi accorgimenti. Esatto. Ecco. Benissimo. E allora cosa le diamo da mangiare invece? Il concime? No. Da mangiare gli dobbiamo dare qualcosa da mangiare, perché come tutte le piante, anche la lavanda, oltre a bere, mangia. Le piante che cosa mangiano? Le piante mangiano elementi minerali, gli elementi minerali che sono poi i macroelementi, azoto, fosforo, potassio, ferro e magnesio, più i microelementi che sono, microelementi perché sono... hanno minore necessità le piante, che sono poi manganese e altri, rame, boro. Siccome il risultato principale deve essere un risultato estetico, a meno che noi non abbiamo un lavandetto e quindi abbiamo una forma di reddito da questa tipologia di piante, quello che ci interessa è avere un'abbondante fioritura. L'abbondante fioritura la possiamo solo ottenere utilizzando come concimazione due elementi principali e fondamentali, che sono il fosforo e il potassio, che sono gli elementi che servono a indurre un qualsiasi vegetale a una fioritura. Più che altro il fosforo, e il potassio invece serve a ravvivare i colori. In carenza di potassio abbiamo i colori piuttosto sbiaditi. Ovviamente il miglior sistema sono questi concimi minerali. Che cosa vuol dire? Che sono concimi che esistono in natura, normalmente sono rocce ridotte in polvere e vengono introdotti o nel terreno o direttamente nell'acqua che poi verranno innaffiati.
Ogni quanto previa dobbiamo lavorazione? Ogni quanto, anche questa è una bella domanda, diciamo che per quanto riguarda i normali concimi, quindi non escludiamo i concimi all'intercessione, la concimazione ottimale è ogni 40-50 giorni. Se invece utilizzate dei concimi all'intercessione, e con questo termine si intendono questi concimi che hanno una cessione programmata degli elementi minerali, dipende dal tipo di rilascio di questi elementi e dalle temperature. Quindi se noi usiamo un concime a 60 giorni, la concimazione andrà ripetuta dopo 60 giorni, se a 90 giorni dopo 90 giorni. È tutto scritto sul concime? C'è tutto questo scritto ovviamente sulle varie confezioni dei vari concimi che noi andiamo a utilizzare. Anche in questo campo l'offerta in questo momento del mercato è piuttosto ampia, in fondo non sono così diversi su quello che c'è dentro il concime, perché l'elemento è quello, e il metodo, il sistema di rilascio, che è un pochettino più complesso. Ovviamente questo anche qui dobbiamo andare a vedere un momentino dove vive in natura la lavanda. Come dicevo all'inizio, la lavanda vive in mezzo alle rocce. È chiaro che in natura nessuno la va a concimare, ma sono queste rocce che a causa di normali processi di disgregazione fisica della roccia rilascia questi elementi. Quindi in natura mangia quello che trova, in un giardino mangia quello che noi gli diamo, però è anche il discorso, il cane in natura mangia quello che riesce a prendere, il tuo cane mangia quello che tu gli dai. Sì, sì. Questo concetto forse è meglio chiarirlo bene. Le piante, come tutti gli esseri viventi, l'ho detto prima, mangiano e bevono. Dobbiamo capire che cosa mangiano e che cosa bevono. Ovviamente tu al tuo cane gli dai di mangiare le crocchette per il cane e non gli dai quelle per il gatto. Allora, se io ho una lavanda devo capire bene questi, che cosa ha bisogno di elementi, e dare questi elementi. Quindi un concime per le lavande non è sicuramente uguale a quello delle ortensie, tanto per chiarire un po' questo argomento abbastanza complesso. Quindi mi devo informare bene che cosa mangia questo tipo di vegetale e fornirgli un menù adatto. Che comunque avrà più fosforo, più fosforo e potassio e meno azoto. Perché l'azoto, che è l'elemento che controlla principalmente lo sviluppo dell'apparato fogliare, se esagero con l'azoto avrò grandi foglie, però una pochissima fioritura. Questa è la tecnica della concimazione, sicuramente quella, la tecnica un pochettino più complessa, soprattutto per i non gli addetti ai lavori. Se per quanto riguarda la tecnica dell'irrigazione, o dei sistemi empirici che mi possono dare dei discreti risultati, sulla concimazione è un pochettino più difficile, però anche noi l'asticella tendiamo un po' ad alzarla piano piano, quindi per imparare a fare delle cose un pochettino più difficili. Ci sono anche qui l'osservazione, interviene anche in modo abbastanza fondamentale, anche le stesse dimensioni, il colore delle foglie può essere un avvertimento sulle necessità delle piante. Facci qualche esempio. Quando la foglia è molto grande, molto verde vivo, un verde spiccato, vuol dire che c'è disponibilità di grande quantità di azoto. Quando le foglie sono piuttosto piccoline e più di colore un pochettino più sbiadito, sono carenze ad esempio di potassio. Quindi anche in questo caso l'osservazione è un pochettino più difficile. Mi rendo conto che chiacchierare di queste cose è un pochettino più complesso. Però sicuramente con un minimo di occhio, con un minimo di esperienza si può risolvere questo problema. Finora abbiamo sempre parlato di un impianto in piena terra, però le lavande si possono coltivare anche in vaso, se certamente qualcuno ha un balcone, un terrazzo, in quel caso cambiano le esigenze, bisogna prestare qualche attenzione in più, che tipo di vaso, che dimensioni, che esposizione. Ovviamente la tecnica di coltivazione in vaso, che è applicabile su qualsiasi tipo di vegetale, implica delle scelte agronomiche leggermente diverse. Perché? Perché è chiaro che l'apparato radicale di questa pianta è limitato dal punto di vista fisico delle dimensioni del vaso.
In natura, anche questa è una, non ha una base scientifica, però è abbastanza accettata, lo sviluppo dell'apparato radicale è pari all'apparato, l'apparato ipogeo è pari all'apparato apogeo. Quindi una pianta che questa lavanda, che è alta in questo momento circa 60 cm, fosse in natura avrebbe 60 cm di profondità di radice. Ma perché? Perché la pianta sviluppa l'apparato radicale, ha due funzioni fondamentali: uno quello fisico, quindi di ancorare la pianta al suolo, e poi l'aspetto strettamente chimico, che è quello di assorbire l'acqua e gli elementi minerali presenti nel terreno. Quando io coltivo in vaso, ovviamente non ho questa profondità e il volume di terra è estremamente limitato, quindi questa pianta, per poter sopravvivere, ha a disposizione solo esclusivamente quello che è presente nel substrato di radicazione. Il substrato di radicazione è il terreno. Cosa succede? Succede che io posso coltivare una pianta in un vaso piuttosto contenuto. Questo è un vaso che ho con un volume di 0,70, quindi non è neanche un litro. Se la pianta deve crescere, devo fare in modo che la disponibilità di elementi minerali, di elementi nutritivi, sia maggiore. Quindi se io coltivo in vasi piccoli, questo tempo che vi avevo dato prima di concimazione va ridotto. È un concetto abbastanza semplice, è come se mangiare in un piatto piccolo. Se io mangio in un piatto piccolo, o riempio sovente il mio piatto oppure farò la fame. Quindi se io ho il vaso più piccolo, devo concimare e innaffiare anche di più. Se io ho il vaso più grande, posso concimare e innaffiare di meno. Se io pianto in piena terra, la pianta svilupperà il suo apparato radicale, andrà a cercarsi da mangiare e da bere per conto suo. È ovvio che la coltivazione in vaso è una forzatura, perché le piante non sono nate nei vasi, le piante sono nate per terra. E poi l'uomo che le ha costrette, tra virgolette, a vivere in queste condizioni che non sono ovviamente naturali. Quindi è un pochettino più complesso. È un po' più complesso, però. Uso un esempio molto semplice, no? Io posso avere anche un ettaro di prato e una capra. Se la mia capra è libera, lei mangerà qui e là. Se però io questa mia capra la leggo a una catena di 10 metri e un palo, e la catena la leggo a un palo, è chiaro che finito i 10 metri non potrà andarsi a cercare da mangiare. Questa lavanda in queste condizioni ha lo stesso problema. Quindi qui è limitata, l'apparato radicale è costretto a vivere in un volume di terra estremamente limitato, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista chimico, ha poca disponibilità di elementi nutritivi, quindi qualcosa gli devo pur dare. Quindi in generale sarà meglio prediligere un vaso bello grande, in modo che, no? Soprattutto devo anche calcolare lo sviluppo che poi avrà la pianta. Questa è una pianta giovane, sì. Una pianta di con queste caratteristiche, di questa specie, di questo cultivar, raggiunge normalmente le dimensioni circa di un metro di diametro a pieno sviluppo. Questa è una pianta che ha circa sette mesi e mezzo. Quanto vive una lavanda? Anche qui, questo noi dovremmo porci il problema. La lavanda in natura vive dai 30 ai 35 anni, 40 anni. Quelle che coltiviamo, per quanto riguarda un lavadetto industriale, viene calcolato 10 anni di produzione. Per quanto riguarda i giardini, normalmente può arrivare tranquillamente ai 15-20 anni. Poi invecchiano pure loro, le piante come noi, come tutti gli esseri viventi, nascono, crescono e muoiono. Qualcuno cresce, muore un po' più in là, qualcuno muore un pochettino prima, poverina. Però è questo il concetto che dobbiamo pensare. E tenete anche presente che le piante, come gli uomini, danno il meglio di sé quando hanno qualche anno in meno. Più le piante invecchiano e più hanno difficoltà, quindi in alcuni casi dobbiamo aiutarle un po' di più. Ecco, che cure hanno bisogno le lavande, anche annuali, perché di solito bisogna potarle quando è terminata la fioritura, è importante la potatura e perché?
La potatura è fondamentale e soprattutto per la lavanda è un grosso problema. Diciamo che ci sono due forme di potatura fondamentale. Una è una post fioritura, quindi quando il fiore inizia ad appassire lo si taglia. Dove tagliarlo? Allora è semplice, lo taglio dopo la... taglio due impalcature, queste qua le tolgo, in modo da poter far sì che i nuovi getti laterali riescano a svilupparsi ed effettuare una seconda fioritura. E questa non è una vera e propria potatura, ma è una sola, è una pulitura, è una eliminazione ormai dell'apparato fogliare che è già appassito e che non mi serve più. Poi una vera e propria potatura la farò invece secondo, dal punto di vista temporale, il luogo dove io coltivo la lavanda. Qui ci sono le due diverse scuole. Per quanto riguarda il nord dell'Italia, io prediligo la tecnica inglese e fare potare la lavanda all'inizio della primavera. Quindi tutto l'inverno rimane così. Esattamente com'è, a inizio primavera invece faccio una potatura decisamente più drastica. Ipotizziamo di essere... Sì, anch'io sto soffrendo. Noi sì, ma loro no. D'altronde quando andiamo a tagliarci i capelli non è che soffriamo tanto. Però a volte addirittura i capelli vengono colorati e cose del genere, quindi... Questa è una vera e propria potatura, quindi all'inizio della primavera, in modo che la pianta è obbligata a fare dei ricacci. Dai ricacci dalla base. Teniamo presente una cosa, che le lavande, non tutte, però buona parte, hanno delle grosse difficoltà a ricacciare del legno dalla parte lignificata. È fondamentale fare delle potature piuttosto drastiche allo stadio giovanile. Da subito. Sì, infatti a volte sono molto ramificate e secche sotto. Perché se non intervengo in questo modo drastico, cosa succede? Succede che questi tessuti lignificano e non ricacceranno più. Tenderà a ricacciare sempre più in alto. E avremo l'effetto spennacchiamento, quello che utilizzo io, che ovviamente anche questo non è un termine tecnico, ma rende molto bene l'idea. Anche nel rosmarino succede sovente. Abbiamo queste piante col pennacchio sulla punta e completamente pelate, che esteticamente è terrificante. Quindi questo si risolve potando drasticamente all'inizio. Da subito. Quando sono giovani, allo stadio giovanile. In primavera, esatto. E quindi l'inverno passa semplicemente senza gli steli fiorali. Esatto. Perché è meglio fare una potatura drastica alla fine dell'inverno? Perché se io effettuo una potatura di questo livello in autunno e ho dei grandi freddi, è vero che la lavanda, specialmente queste specie e questi ibridi, resistono bene al freddo. Non l'abbiamo accennato prima, però questa tipologia di lavanda resiste fino a meno 25, quindi problemi non ne ha. Però se io intervengo con un'operazione piuttosto cruenta come la potatura e ho un inverno piuttosto freddo, ovviamente il freddo ha una via prioritaria nell'entrare nei tessuti. Quindi posso avere poi dei danni causati dalla dilatazione dell'acqua presente nei tessuti. Ovviamente gelando l'acqua cosa fa? Si dilata. L'acqua quando gela all'interno di un tessuto vegetale provoca delle lacerazioni. Queste lacerazioni saranno una delle vie prioritarie per le malattie all'entrare all'interno del tessuto. Visto che infatti prima non l'avevo... malattia, sì, è un discorso adesso un poi passiamo a parlare anche delle malattie, eventuali parassiti eccetera, ma visto che non avevamo parlato delle temperature prima, sono tutte molto rustiche, cioè resistono tutte bene alle basse temperature o ce ne sono alcune che resistono queste meglio? Queste specie, ovviamente l'angustifoglia, come vi dicevo, che vive in natura tra gli 800 e i 1500 metri, non ha assolutamente problemi di temperatura. La temperatura minore, più bassa, è fino a meno 25 e la temperatura massima può resistere tranquillamente fino ai più 35, quindi con una forbice piuttosto ampia. Lo stesso discorso vale per le intermedie,
un po' meno, o almeno comunque un pochettino più problematico per le latifoglie, che vivono fra lo 0 di metri sul livello del mare e gli 800, dove la temperatura ideale è in meno 8, meno 10, e la temperatura massima sui più 22, più 25, questa è la forbice comunemente accettata. Ovviamente teniamo presente solo queste specie, perché tutte le altre specie hanno necessità di temperature decisamente più alte. Sì. La stessa lavandola steca, la lavandola papillon, ha necessità di temperature decisamente più alte. La posso però coltivare per esempio quella in vaso e magari riparare un poco in inverno? Certamente, anche qui però devo tenere presente un'altra piccola cosa, chiaramente nel terreno, se io pianto una qualsiasi pianta nel terreno, in inverno arriva il freddo e arriva dall'alto. Se io ho una pianta in vaso e la tengo sul balcone, il freddo, oltre che arrivare dall'alto, arriva anche dal laterale, perché è chiaro, no? Più il vaso è piccolo, minore la resistenza al freddo, quindi è una questione fisica. Più il vaso è grande, più si resiste al freddo, perché c'è più uno strato di terriccio, di substrato, che mi permette di ripararla dal freddo. Un altro piccolo problema è il contenitore, il vaso, la tipologia di vaso. Voi vedete questi vasi terrificanti che noi usiamo. Cioè i vivaisti sono specializzati in usare le cose brutte. Vasi così brutti li usiamo solo noi professionisti. Di plastica, ovviamente, è una questione puramente economica. Il vaso di coccio è molto più bello. Il vaso di coccio mi permette di correggere eventuali errori di innaffiatura, perché la terracotta ovviamente assorbe umidità, la rilascia, cosa che non può mai fare la plastica. La plastica, oltre al vantaggio di essere più leggero, oltre al grande vantaggio di essere decisamente meno costosa, e ovviamente permettetemi questa affermazione di parte, ha un altro vantaggio: la plastica è un isolante termico, quindi in inverno la plastica permette di riparare leggermente il freddo. La plastica? La plastica. Ah. E in estate il caldo. Pensavo il contrario. Esattamente il contrario. Questo è un concetto molto diffuso. Detto, ma perché la plastica è un isolante. Esatto. Invece è meglio la plastica. Certo, dal punto di vista strettamente tecnico sì. Poi indubbiamente è il più brutto. Vabbè, ma così arancioni colorati, insomma. Però è un altro discorso. Quindi possiamo mettere in un vaso più grande, ovviamente, eccetera, però anche di plastica. Anche di plastica. Ecco. Guarda, il coccio è decisamente più bello. Sì. Ecco. E invece dal punto di vista del substrato, c'è qualche accorgimento, qualche substrato particolare per la coltivazione in vaso? Come abbiamo accennato prima, l'importante deve essere ben drenato, quindi sostanza organica fondamentalmente, per le normali necessità biologiche, una grande quantità di sostanze di grandi dimensioni, in modo che l'acqua scorra via velocemente. Un altro piccolo problema, anche se che riguarda più appunto a voi a livello hobbistico, è il numero di fori presenti nel vaso. Questa è una cosa che voi notate poco e soprattutto invece noi professionisti notiamo molto di più. Più fori ci sono, più veloce l'acqua va via. Soprattutto la forma. Se voi andate a guardare, i fori di questo fondo di vaso non sono sulla stessa altezza. Fanno un po' da serbatoio. Fanno esattamente il contrario, fanno in modo che quando io poso il vaso su una scivola da sola, l'acqua corre via veloce. Se il fondo fosse piatto, posandola su una superficie piatta, mi tappa i buchi. In questo modo no. Sì. E questo è un altro piccolo aspetto. Quando utilizzate dei vasi di coccio dove c'è un solo foro normalmente, si mette due piccole pietruzze, qualsiasi cosa, in modo che il vaso sia leggermente sollevato. Oppure si mette la pietruzza sul prima. All'interno. Però all'interno c'è la possibilità e la probabilità che si intasi e quindi non riesco ad andare poi a liberarlo. Se invece io sollevo leggermente il vaso
eccesso di acqua. Quindi è una tecnica molto semplice, ma molto efficace. Benissimo. Ecco, invece tornando un attimo sul substrato, qualche cosa di grossolano diceva, però per esempio, ecco. Ecco, qui abbiamo un esempio. Quando andiamo in un garden, magari il consumatore. Allora, ovviamente in un garden, non esistono dei terrici, dei substrati specifici per le lavande. Cioè non ha la normale industria non ci mette a disposizione così specificatamente un substrato di coltivazione. Si utilizzano normali substrati di coltivazione per piante in contenitore di granulometria, quindi di dimensione piuttosto grossolana. Nei sacchetti dei terrici, dei substrati, esiste anche questa dicitura, che è la dimensione delle varie sostanze che vengono aggiunte nel substrato. Grande quantità di sostanze inerte, se possibile, quindi della roccia oppure altre sostanze non organiche che non trattengano l'acqua, che può essere della vermiculite, la perlite assorbe un pochettino più d'acqua, oppure anche delle pietruzze di piccole dimensioni, se lo produco io. Posso anche autoprodurre un substrato di coltivazione senza grandi problemi, normalmente 20% di sostanza organica, quindi torba, preferibilmente torba, 20% di terra normale di campo, e il restante 60% di sostanze inerte, che mi serve proprio per fare in modo che non trattenga troppo l'acqua. Anche se oramai a livello hobbistico non c'è quasi più nessuno, neanche più a livello professionale, non facciamo più noi i terrici perché vengono forniti direttamente da ditte specializzate, purtroppo. Qual è il periodo migliore per l'impianto della lavanda in giardino? Ovviamente, come tutte le piante coltivate in vaso, non ho una limitazione temporale, anche se è preferibile la primavera o l'autunno, per delle condizioni fisico-ambientali. Ovviamente è meglio evitare di piantare le piante a metà dell'estate e a metà dell'inverno. Perché? Perché a metà dell'inverno ovviamente ho il problema del freddo. A metà dell'estate dovrei intervenire con innaffiature piuttosto soventi, e quindi non è tanto un problema della pianta, ma più un problema dell'operatore. Abbiamo qualche problema in più. Oramai quasi tutte le piante che vengono coltivate in vaso le posso piantare quando mi pare, previo ovviamente il rispetto di regole fondamentali, che sono un supporto di acqua sufficiente. Non esiste una pianta dimentica, è una cosa che non esiste. Cerchiamo di chiarire anche questo. Come non esistono le piante a bassa manutenzione, ci sono le piante che hanno minori esigenze, ma qualcosa gli dobbiamo pur dare, perché se no tutti farebbero il mio mestiere. Sì, certo, sì, ecco, benissimo. E come possiamo disporle, con quali altre piante possiamo metterle? Allora, la consociazione per quanto riguarda il genere lavandola, a parte l'aspetto puramente estetico, che quindi è una questione soggettiva di chi crea il giardino, dal punto di vista strettamente agronomico posso consociarla con piante che hanno le stesse caratteristiche, quindi piante a bassa esigenza idrica, che può essere buona parte delle piante aromatiche a foglia grigia, quindi dalle salvie ai rosmarini a alcuni tipi di timo e di origano. Non posso ovviamente consociarla con una pianta che ha grande necessità dal punto di vista idrico. Lavanda e menta non stanno bene insieme. Quando le metto insieme, uno delle due ci perde. Quindi se metto lavanda e menta insieme, se innaffio poco ci perde la menta, se innaffio troppo ci perde la lavandola. Quindi questo è un po' un concetto che vale un po' per tutte le piante. Non posso consociare piante che abbiano esigenze idriche diverse. Questo è abbastanza chiaro, è abbastanza ragionevole. E anche di esposizione, insomma. Anche la stessa esposizione, ovviamente qualsiasi tipologia di pianta che ha un'esposizione a pieno sole o comunque con una grande quantità di luminosità presente. Se coltivo la lavanda in condizioni di luminosità limitata
o poco sole, succede una cosa poco gradevole, che fiorisce poco. Una pianta da fiore che non fiorisce ovviamente è del tutto inutile, perché la valenza estetica va a cadere e le lavandole che abbiano una bellezza dal punto di vista di foglie sono piuttosto limitate. Forse qualche dentata o qualche eterofilla che ha queste foglie un pochettino più dentellate, anche se non fiorisce, è abbastanza carina. È chiaro che invece una lavandola di queste, appartenente a queste specie, quando hanno, se in inverno mi posso accontentare perché non ho molto, in estate senza fiori esatto, non ha nessuna ragione proprio di essere presente. Quali sono le più profumate? O comunque vogliamo parlare anche del profumo? Innanzitutto qui allora cerchiamo di chiarire che cos'è il profumo. Il profumo è dato dagli oli essenziali che queste piante producono. Gli oli essenziali sono delle sostanze, e sono oli, che hanno la caratteristica di avere il profumo. Noi non sappiamo in questo momento bene il perché le piante sintetizzano queste sostanze, anche se alcune teorie che poi sono state smentite nel tempo davano come importanza di questi oli essenziali quella di allontanare alcuni patogeni, generalmente degli insetti. Poi questa teoria è stata un pochettino smentita dai fatti e dal tempo. Chi profuma di più e chi profuma di meno? Le caratteristiche per quanto riguarda il profumo sono caratteristiche della specie, quindi sono specifiche. Ci sono delle piante, dei cultivar, delle varietà che producono più profumo, o meglio più quantità di profumo, e in alcuni casi la quantità però va a scapito della qualità. Cercherò di essere un pochettino più chiaro. Le lavandole intermedie, che sono molto profumate, che sono utilizzate dalle industrie dei profumi, hanno oli essenziali molto forti, molto canforati, e che non hanno nessun impiego dal punto di vista medicinale. Invece le lavandole, le angustifoglie, hanno una grande importanza dall'utilizzo medico. È un forte battericida, l'hai già citato prima, possono essere utilizzate a livello medicinale nel curare delle malattie dell'apparato respiratorio. La utilizzavano gli egiziani per le mummie, ma proprio perché è un battericida, solo per questo aspetto, ovviamente eliminando una serie di batteri la decomposizione veniva rallentata o addirittura fermata. Ecco, invece dal punto di vista delle malattie c'è qualche cosa che dobbiamo tenere sotto controllo? Questo è un argomento piuttosto complesso e anche decisamente poco chiaro. Le lavandule, come tutte le piante, sono soggette a delle malattie ben precise. Al genere lavandula alcune malattie sono letali, in generale quelle più importanti sono alcuni funghi che colpiscono i vasi interni della pianta. Chi ha coltivato lavandole ogni tanto se ne accorta, all'improvviso muore una parte, l'altra parte della pianta no. Quindi sono secca, secca, esattamente, fisicamente secca. Che cosa succede? Che questi funghi che sono presenti all'interno dei vasi provocano una stenosi a questi vasi che alimentano un ramo, e in parole, se mi lasciate passare questo esempio, è una sorta di infarto di quel ramo. Quindi si chiude il vaso, non passa più l'acqua e quel ramo secca nel vero termine della parola, non arriva più acqua e quindi abbiamo l'essiccazione. Purtroppo questi funghi che vivono all'interno della pianta, nella parte esterna noi non ce ne accorgiamo, quindi anche la cura è estremamente complessa. Queste forme di malattia hanno provocato dal punto di vista storico le grandi stragi delle lavandole in Europa, che poi a metà degli anni 50 e all'inizio degli anni 60, che hanno letteralmente falcidiato la produzione di lavandola in Francia e Italia. Distrutte completamente tutti gli impianti, si sono rifatti gli impianti per quanto riguarda la Francia, un po' meno per l'Italia,
con nuovi cultivar resistenti a questi funghi, a questi attacchi fungini, ed è stata un po' elaborata una tecnica di difesa dal punto di vista fitopatologico. In generale, anche se io sconsiglio l'utilizzo di antiparassitari su tutte, o comunque limitare il più possibile gli antiparassitari, se proprio li vogliamo usare, fungicidi sistemici, quindi che entrano all'interno della pianta e che ci garantiscono un controllo del patogeno. Per quanto riguarda gli afidi, come vi ho detto, succede anche se raramente sulla lavanda, però abbiamo un grande vantaggio che per gli afidi possiamo anche combatterli con dei sistemi cosiddetti naturali, dei macerati di aglio, macerato d'ortica, macerato di quiseto. Oppure se vogliamo utilizzare ancora un sistema ancora più mirato, si può utilizzare ad esempio il litotammio, che il litotammio non è altro che una roccia resa fisicamente di piccole dimensioni, crea una sorta di cuticola sull'intera pianta, l'insetto succhiatore tende l'afide, non fa altro che bucare il tessuto vegetale, si rompe il suo becco e muore di fame, cosa un po' cruenta, però un pidocchio, termine afide che dovremmo utilizzare, e quindi lo uccidiamo in quel modo. Questo è un modo di intervento non chimico ma fisico. Oppure se avete tanta pazienza, procedete a mano. Ci vuole tanta pazienza e una buona vista, soprattutto. Sì. E poche piante, altrimenti. Se no. Ecco, tornando al nostro tema iniziale, una 100.000 lavande, quali sono le cultivar più nuove? Hai qualche novità? Le cultivar nuove, ce ne sono tante di cultivar nuove. La scuola, la maggiore scuola attualmente in voga, che è la scuola neozelandese, che negli ultimi anni ha presentato una serie di cultivar completamente nuovi, che ha un po' soppiantato la vecchia scuola inglese e francese. Nuovi cultivar selezionati negli ultimi tempi con caratteristiche specifiche molto precise, e la ricerca principale è stata la dimensione. Più piccola, più compatta. Le lavandule noi generalmente le suddividiamo in base alle dimensioni, le lavandule nane, meno di 25 cm, medie, un icon non è una lavanda nana, nonostante quello che si dice. Le medie fino a 60 cm, oltre i 60 cm di grandi dimensioni, e arriviamo ai cultivar olandesi di grandissime dimensioni che superano il 1,20 m. La Dutch è un vecchio cultivar olandese, Dutch vuol dire Olanda, e di grandi dimensioni, molto fiorifera, purtroppo di colore celeste chiaro, non molto amato da chi pianta nel giardino. Certo, la ricerca principale è la dimensione e il colore, soprattutto si sta cercando questi colori molto intensi, quindi molto scuri. Questa molto ad esempio è un Elizabeth, questa è un cultivar neozelandese di nuova introduzione, e questa qua invece non me lo ricordo ma vado a leggerlo, che è un Imperial Gem. L'Imperial Gem è molto simile alla Icon, leggermente più bassa e un foglierino più scura, molto più fioritura. E quanto rimane fiorita? La fioritura rimane sui 40 giorni, vengono normalmente dati 40 giorni, che sono il tempo dall'apertura del primo fiore a quando finisce l'ultimo. Questo è il lasso di tempo, perché gli spighe fiorali hanno una fioritura più dilazionata nel tempo. Su alcune lavande, previa ovviamente una potatura post fioritura, possiamo ottenere una seconda fioritura. La più importante è un cultivar inglese, la lavanda delle due stagioni, non lo dico in inglese perché io non sono inglese, quindi faccio la traduzione in italiano, che fiorisce sia a primavera che in autunno. Quindi è abbastanza precoce la prima fioritura. La prima fioritura, ovviamente devo effettuare questa operazione un po' meno drastica di pulitura, e riesce a fiorire una seconda anche volta. Anche in autunno. E quanto dura poi in autunno? In autunno dura anche lei di nuovo i suoi 30-40 giorni, dipende anche qui dalle condizioni fisiche in cui si trova. Quindi ovviamente nel nord Italia abbiamo il grosso problema dell'umidità in autunno.
questo non ve l'ho detto prima, lo dico adesso, il grosso problema, come vi ho detto, della lavanda è il problema degli stagni dell'acqua, però piantare lavande in pianura padana è un grosso problema, non tanto per il freddo, ma per la nebbia e per la grande umidità presente in inverno. Quindi non è un problema di freddo, ma un problema di umidità. Ovviamente in queste condizioni, tipo dove ci troviamo noi adesso, quindi in collina, oggi è una giornata ideale per le lavande con quest'aria, perché l'umidità relativa è estremamente bassa. Quindi meno patogeni, meno problemi di funghi e soprattutto è più secca l'aria e quindi la lavanda sta meglio. Quindi nei luoghi ventosi la lavanda vive decisamente meglio. Non ama, ovviamente, abbiamo dei grossi problemi nella pianura padana. Sì. E se proprio, se, pare che se voi abitate in pianura padana e non avete altre, cioè o cambiate luogo da dove abitate, oppure ci sono degli escamotage che noi utilizziamo normalmente. Per quanto riguarda il colore, si piantano i cultivar a coloritura molto scura, quelle viola, che in pianura padana scolorano in blu. Quindi è una delle tecniche utilizzate, ovviamente facciamo il giochino delle tre carte, cose poco professionali se vogliamo, però dà un risultato piuttosto importante, piuttosto interessante. Se noi piantiamo invece una blu, avremo la scoloritura in celeste, se è celeste un blu molto 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 chiaro. Quindi si usa un po' questa tecnica, che ovviamente non ha una base scientifica, ma esclusivamente dei vantaggi ambientali. È un po' come usare le piante che hanno un grande sviluppo di crescita, piante arrampicanti che diventano molto grandi in zone piuttosto asciutte. Ovviamente c'è meno acqua, crescono meno e lo sviluppo dal punto di vista fisico è più contenuto. Sono questi piccoli escamotage che a volte vengono utilizzati per avere un risultato estetico di un certo pregio. Io ho esaurito le mie domande, non so se ne hai tu e non so se hanno le persone che sono qui, se avete qualche curiosità da chiedere. Io ho quasi esaurito le risposte. No, prima quando parlava questo dici di portare al massimo a primavera, portare proprio drastico, ma anche queste qui più grandi. Quelle più grandi ho questo grande problema, se ho già una lavanda di grande sviluppo e quindi già pelata, non posso più intervenire. O meglio, posso intervenire con una tecnica, quella di potare lasciando sempre alcuni ricacci. Quindi osservando bene, se la lavanda ha dei ricacci, lascio questi due o tre. Nello stesso tempo, quando ho effettuato questa operazione, obbligo la pianta a cercare di sviluppare dalla base. Nel momento che ci sono nuovi ricacci, riabbasso la potatura, la cosiddetta potatura scalare. La potatura scalare è una tecnica che si utilizza normalmente, è un pochettino più difficile da applicare, specialmente su piante piuttosto vecchiette, quindi quando una pianta ha già i 15-20 anni è già difficile intervenire. Oppure anche qui si interviene con alcuni sistemi poco ortodossi, davanti a una lavanda tutta spennacchiata ne pianto una nuova della stessa varietà e effettuo delle tecniche di potature corrette. Nel giro di un anno mi sembrerà una pianta sola, però in realtà saranno due piante. Però quello che a me interessa in fondo è l'effetto estetico. E quindi diciamo che lasciamo passare questi trucchetti, anche se sono discutibili, è una questione di scelta. C'era sì, grazie. Prima quando parlava dei macerati, quindi quello di aglio, di ortica, ha parlato di quello del ottenuto da sfaldamento di rocce, il totamio? Sì, il totamio. Dove lo troviamo, se vogliamo? Il totamio si trova normalmente in Italia, il totamio non è altro che una roccia, è un minerale, reso viene di piccole dimensioni, è autorizzato nelle coltivazioni biologiche, è un concime, è un minerale, quindi all'azione principale concimante, nutrizionale. E al secondo aspetto dal punto di vista fisico, appunto, che crea questa piccola patina sul vegetale e viene utilizzato contro tutti gli insetti succhiatori.
quindi tutti gli insetti che provocano delle punture. Quindi non solo sulle lavande? Non solo sulle lavande, ma si utilizza normalmente come tecnica su qualsiasi tipologia di pianta. Ovviamente essendo un minerale non ha nessuna controindicazione, perché non è una sostanza chimica di sintesi che può avere delle controindicazioni. Dove lo possiamo acquistare? Nei normali gardens, garden di grandi dimensioni, oppure questi negozi dove vendono concimi, terrici e comunque materiale per il vivaismo. Non è facilissimo trovarlo, ma neanche così difficile. Questo è un argomento che ne abbiamo parlato privatamente prima. non mi faccia dire. Non la troveremo. Bene, c'è qualche altra domanda? Volevo sapere se era possibile recuperare la lavanda che viene regalata in vaso tagliata dal berello. Perché poi, cioè, uno la deve tenere per sempre ad alberello, può avere una lavanda normale? Normalissima, la lavanda cosiddetta alberello è una povera lavanda che ha subito delle tecniche di coltivazione non naturali. Quindi è possibile recuperarla, non abbiamo accennato ai sistemi di riproduzione, prima ho parlato del taglio del post fioritura, ma in realtà quando io eseguo un'operazione di questo genere posso buttare via questa parte oppure posso riprodurla. La riproduzione della talea, mi accenno molto velocemente, è abbastanza semplice. Questo sistema di riproduzione, che è il sistema di riproduzione agamico, è una talea. Cosa faccio? Io taglio sotto il nodo, elimino completamente tutti i fiori, perché i fiori obbligano la pianta a non produrre radici, pianto questa talea in un substrato formato da sabbia e torba, ovviamente la devo innaffiare in un lasso di tempo normalmente di 20-30 giorni e mettere la radice. Un normale sistema di riproduzione agamico, quindi al di fuori delle cellule sessuali, i semi qui non c'entrano nulla, da questo che io stavo per buttare via posso ottenere circa 15 piante. È il periodo giusto per farlo? Il periodo in realtà noi lo facciamo sempre, non abbiamo un periodo ben preciso, ovviamente le condizioni ambientali devono essere di elevata temperatura e elevata umidità, perché ovviamente questa parte di vegetale non ha la radice in questo momento, quindi assorbe esclusivamente l'umidità presente nell'aria. I tessuti che sono presenti qui vicino dove ho tagliato, poi l'ho trappato, non l'ho tagliato in questo momento, era solo per farvi vedere, sono tessuti meristematici, tessuti non specializzati, si specializzeranno in tessuti radicali, quindi formeranno il callo, perché hanno delle normali nozioni di agronomia, questo è abbastanza semplice, prima fare il callo, quindi un tessuto calloso proprio, vero e proprio, quindi non delle protuberanze, e poi metterà le radici. Quindi potrò avere un numero di soggetti geneticamente uguali. Da piantare alla base. Da piantare alla base e io potrei anche piantargliele tutte attorno volendo e ottenere certi risultati estetici anche piuttosto importanti, oppure piantarli dove voglio io. Questo vale per quasi tutte le piante. Nel giardino non si butta via niente, si cerca di recuperare tutto, basta solo sapere come fare, ma non è difficile, basta solo chiedere, sperando sempre di trovare le persone giuste che sanno rispondere. Però. Purtroppo la professionalità, come parlavamo prima con la signora, nel mio settore non è poi così elevata, purtroppo. Però qualcuno c'è ancora, magari prima di morire tutti qualcuno potrà salvarsi. Per questo questi momenti sono molto importanti e preziosi, soprattutto una cosa, ricordatevi bene, è un vostro diritto fare delle domande. Quando voi comprate le piante è un vostro diritto fare delle domande. Sarebbe un nostro dovere dare delle risposte. La mia vena polemica oramai è ben famosa in Italia. Io lavoro in un settore dove il termine professionalità oramai è abbastanza raro. Ho sentito delle cose terrificanti sulle piante da certi pseudo miei colleghi. Ovviamente non faccio i nomi per una questione di etica. Voi fate le domande, fate le stesse domande a persone diverse, cominciate a valutare le risposte.
Un buon vivaista, come un buon giardiniere, un buon orticoltore, è formato da 40% di conoscenza. La conoscenza la si ottiene leggendo libri, oppure raccogliendo informazioni da chi le sa, oppure anche internet o altre forme, anche se internet bisogna valutarlo un pochettino di più. Un 40% di esperienza, l'esperienza non è altro che l'applicazione in campo di questa conoscenza. Rimane ovviamente un 20% che è pura fortuna. Quando si lavora nel mio settore si lavora con esseri viventi, con in condizioni di forte variabilità, a volte va bene, a volte va male. Quando va male ci si ferma un minuto, si reccano le ferite e si ricomincia. Magari la seconda volta va meglio. Coltivare le piante è facile, è come andare in bicicletta. Si cade, si riparte. Ci si ammacca un po', ma prima o poi ci si impara. Se siete bravi potrete anche vincere le gare. Vediamo quanto fiato avete e quanto resisteranno i vostri bicipiti. Tutto lì. Benissimo. Vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti... No, direi che questo intervento è stato esaustivo, completo, ha dato dei spunti pratici non solo sulle lavande ma anche su altre metodologie corrette da applicare sulle piante. E quindi io ringrazio innanzitutto Mariangela Molinari e Marco Gramaglia di essere stata qui con la loro presenza preziosa e anche voi che mi avete ascoltato questo intervento.